Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. La Commissione Bilancio ha licenziato il documento di programmazione economico-finanziaria e proseguito l'esame del disegno di legge sulla semplificazione amministrativa. In Commissione Cultura l'assessore ha relazionato sul Museo Nazionale del Cinema e Film Commission, mentre in Sanità è proseguito il dibattito sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Si è poi discusso di consumo del suolo nella riunione congiunta di Urbanistica e Ambiente e di Agriturismo in Commissione Agricoltura. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, le relazioni sull'attività svolta dagli organi giurisdizionali, civili e penali hanno riguardato anche il Corecom Piemonte. Il servizio di conciliazione nelle vertenze tra cittadini, aziende e società di telefonia dell'organismo di garanzia è annoverato infatti tra gli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per ridurre il contenzioso nelle aule di tribunale. Il rapporto tra amministrazione e informazione all'epoca di internet, i problemi emergenti del diritto della rete, le buone pratiche della pubblica amministrazione piemontese sono stati al centro del seminario PA Digitale e Informazione, un rapporto virtuoso. All'incontro hanno partecipato oltre 200 giornalisti. Carola Frediani, freelance e giornalista della Stampa. Problemi e sfide. Una di queste è come cercare di coinvolgere effettivamente i cittadini, gli utenti o i lettori nel caso di una testata, favorendo la partecipazione e soprattutto una partecipazione costruttiva. Carlo Melzi Deril, avvocato e esperto di diritto dell'informazione. Il problema è come applicare le regole tradizionali previste all'epoca dal legislatore per la stampa alla rete. Alcune regole sono applicabili tout court, così come sono state pensate, altre regole vanno interpretate, altre semplicemente non sono applicabili. E per questa ragione siamo qui a discutere, a confrontarci e a capire quali sono le soluzioni più adatte. Storytelling come nuova frontiera della comunicazione pubblica, ne parla Giulio Lughi, docente dell'Università di Torino. Una nuova frontiera nel senso che è antichissima, però trova delle modalità contemporanee legate ad esempio ai big data o al problema dell'information overload, che lo sta riproponendo come una delle forme più interessanti di recupero complessivo della conoscenza. Nel centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale è stata allestita nella biblioteca della regione Piemonte la mostra Cimeli dal fronte, gli oggetti che parlano della Grande Guerra. Fino al 9 marzo sono in esposizione equipaggiamenti e armi dei soldati italiani e una piccola parte di oggetti appartenuti al nemico, i soldati austriaci e tedeschi. Affrontare la malattia senza perdere la propria femminilità è il messaggio della mostra fotografica Tu cancro, io donna, ammalarsi di femminilità, allestita a Palazzo Lascaris fino al 9 marzo. Immagini vere, dure e talvolta anche ironiche che offrono una testimonianza importante di come la malattia possa trasformarsi anche in un'esperienza di libertà e liberazione. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti sul sito internet cr.piemonte.it. A risentirci alla prossima puntata. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.